L'applauso spezza il silenzio della città fantasma. C'è un ragazzo vivo sulla barella che mani italiane portano fuori dall'inferno. Sono le mani di chi ha scavato senza sosta tra le macerie per poterlo salvare. Da quasi tre giorni era sepolto in ciò che resta di un palazzo. Grazie agli italiani che li stanno salvando. Good. Number one. Abbracciano anche noi solo perché siamo connazionali di quei vigili del fuoco che sono riusciti nel miracolo. Ce l'avete fatta? Non ci sono parole. Veramente sono emozionatissimo. Ma intanto emozionato di essere con questi ragazzi, perché siamo veramente una bella squadra. L'applauso non è per noi, è per il corpo nazionale e per le persone che hanno buona volontà. La buona volontà dei professionisti delle ricerche in condizioni estreme, vigili del fuoco, protezione civile, medici del 118. La missione italiana in un paese in ginocchio. Quando questa mattina hanno sentito una voce da laggiù, hanno chiamato proprio loro. Abbiamo vissuto momenti di grande dolore in questi giorni, devastazione, morte. Quando stamattina abbiamo sentito finalmente la voce arrivare sotto le macerie, abbiamo dato tutto, i vigili del fuoco del team USA hanno dato tutto per poter salvare il ragazzo. Non c'è tempo per fermarsi, in uno scenario apocalittico ogni minuto può essere prezioso, basta un panino e una bottiglietta d'acqua e si torna a scavare. In un palazzo vicino sono state individuate una donna e un altro ragazzo. Nello strazio di un intero paese ci sono famiglie che sperano in nuovi miracoli.